Allora, cos'è questa cosa qua? Raccontaci, abbiamo trovato questo validissimo ecologista. Personaggio. Ecologista, che ha fatto? Che si è messo in testa di navigare a impatto zero. Io faccio l'odontoiatra, nonché l'europarlamentare. Mi sono messo a assemblare i vari pezzi reperibili comunque sul mercato, quindi qui molti hanno detto ma l'hai brevettato? Ho detto è come se brevettassi una lampadina con filo elettrico, questa è roba che si compra su eBay, su Amazon, online. Eccoci qua, siamo arrivati da Scario, navigando a impatto zero e siamo qui a Baia dei Rinfreschi, quindi siamo partiti dal comune di San Giovanni a Pirola, dal porto di Scario, per raggiungere la meravigliosa Camerota. I due comuni condividono l'area marina protetta degli Rinfreschi e della Masseta, appunto. Bene, io devo ringraziare molto Dario, anche Alberigo. Alberigo, perché questa idea è un'idea molto bella e a pieno titolo dentro la campagna Mediterraneo da remare, che punta a sostenere tutti i mezzi, ovviamente a remi, ma anche sostenibili ecologici. E chiedo al sindaco di Camerota, che invece mi ha accompagnato qui con un tradizionale motore ancora a fossili, piano piano, di far in modo in futuro di far diventare Camerota uno dei primi comuni che diventa acqua scooter free, e cioè che dice che gli acqua scooter non ci hanno sta se non per le emergenze, che è poi l'origine della campagna Mediterraneo da remare. Basta con un eccesso di motorizzazione in acqua, ovviamente per la sicurezza, per il pronto soccorso si può usare quello che è utile, ma per il diporto preferiamo di usare le canoe. Noi adesso facciamo anche il giro in canoe perché stiamo promuovendo l'uso delle canoe e la mobilità sostenibile. Io devo anche ringraziarlo doppiamente perché io ho voluto dal Ministro dell'Ambiente le aree marine protette di Rinfreschi, di Santa Maria di Castellabate e Regno di Nettuno, che sono tre aree marine protette in Campania. Però la cosa fondamentale è non fare solo l'area marina protetta, saperla gestire, quindi oggi è gestita dal Parco Nazionale. Spero che venga coinvolto di più il Comune, ma per una vigilanza fatta in modo adeguato, per una modalità che consenta alle persone di accedere ma con delle turnazioni, in modo che non ci sia un sovraffollamento di queste zone, perché queste sono delle meraviglie, ma vanno gestite con grande passione e con grande amore. Sindaco, che pensi? Condivido appieno quanto detto dal già ministro Corrado Scario. Noi siamo qui appunto oggi a sostenere questo progetto di ecosostenibilità e riteniamo, come già si è detto, che queste aree vanno salvaguardate appunto attraverso un'attenta sorveglianza, una tornazione di chi deve fruire di queste aree, e quindi il nostro impegno rinnovato è quello di dare il massimo affinché venga preservato questo meraviglioso gioiello della natura. E io ringrazio anche l'avvocato Valenziano che si è prestato a fare da video operatore, è stato il nostro consigliere giuridico, pure lui è l'avvocato che ci diamo appuntamento pure a Ostia, nella capitale, per le tante tappe di Mediterraneo da remare, no? Facciamo appuntamento il 29, quindi martedì dovremmo essere a Ostia col comandante generale, tra l'altro l'ammiraglio Meloni della Guardia Costiera, per un'altra tappa di Mediterraneo da remare. Poi ancora l'8 di settembre al Tanca Village di Villa Simius, dove anche Valturra ha scelto di mettere via le acqua scooter e di puntare, di rilanciare le canoe. Quindi vogliamo che anche i grandi operatori capiscano che se educhiamo meglio i nostri turisti, invece di trovare lo sbruffone che va in acqua scooter e fa casino, magari trovi qualcuno che va in canoa e fa pure esercizio fisico a vela o con motori elettrici, in modo da fare bene alla salute e all'ambiente. Viva il catamarano solare e mettiamo dritto Mediterraneo da remare. Alla grande.